Sì, avete ragione. Fantasmi in casa mia. No, col Pete. Prova a parlare con le presenze da solo. Ragazzi, Raga, ma che cazzo mi state dicendo? sono le 6 del mattino. Ma cosa sta succedendo? Sono in corridoio, parlo piano perché ci sono i miei. Eh? Ah, parlo piano perché ci sono Guardate i che cosa è miei. successo. Come i miei? Quanti anni ha Carli? Scusa. Dovrebbe È avere la mia caduta età. la lampada, ragazzi. Che lampada, ragazzi. Male. Sto male. Terapia Che è caduta la d'azienda. lampada, le ricomprerai. Cioè, non credo sia della Thun. Io mi sto cagando addosso letteralmente. Attenzione. Grazie di amiche, grazie Shira. La luce si è Sono vostro accesa. amico. Spero Si è acceso il salvavita, raga. di non disturbarvi e vengo con il massimo rispetto. Aspetta. Ma raga, io non ci sto credendo. Ciao a tutti amici miei e benvenuti in questo nuovo Ma poi uguale, come fa? Buon per te, Leonardo, dimmi come fai. Sei sempre video uguale. sul canale di Leonardo De Carli. Ma poi col suo stesso quadro in camera, un po' troppino. Visto che abbiamo superato in 24 ore le 5.000 like Sopra il letto, tra sotto l'altro. il video con il Pit, ho deciso di fare una cosa. Le investigazioni. Ma che cazzo di airline? Oh, Leonardo, però. Ma scusa, quanti anni hai? Scusa, ma mi incazzo, Dio mio. Beh, a parte che userà dei prodotti costosissimi per essere sempre così bello. No, dai, ma vaffanculo! Non è possibile! E con il Pit ci saranno verso fine Vabbè. gennaio, ma ho detto, siccome questo periodo sono successe ancora altre cose, ovviamente in casa, ho Dai, guarda che airline del cazzo, Dio. Perfetta! deciso appunto di fare delle investigazioni da solo. Come vedete, sono Tutto perfetto, userà degli unguenti assurdi. completamente da solo, ragazzi. Purtroppo, e per fortuna forse non c'è nessuno. Sono le ore mezzanotte e mezza del giorno di giovedì 12 gennaio. Questo sto rosicando. 2023. Questo video lo girerò praticamente dal salone. Ho deciso di provare a parlare. House. No, raga, però queste robe no, dai, via. Deck House, no, ma che cazzo è? Ok, parco a tema di Albano, che bellissimo, tra l'altro. Con queste presunte presenze. Sapete, io sono sempre molto scettico, ma ammetto che da quando è venuto il Pit, io mi si è incuriosito tanto. Quindi ogni volta che. Io mi sia incuriosito Sono sempre tanto. molto scettico, ma ammetto che da quando è venuto il Pit, io mi sia incuriosito Ah, io mi tanto. sia Quindi ogni volta che incuriosito. sento un rumore, ogni volta che si accende una luce, ogni volta che succede qualcosa, io lo collego direttamente a queste 12 presenze che passeggiano per casa mia. Mi sono incuriosito. Quel ciuffo lì è incredibile comunque. È rimasto praticamente a quell'epoca. E ho deciso di tirar fuori le palle, anche se in realtà mi sto cagando addosso. Io accenderò una candela, sarà l'unica fonte di luce che avrò durante il video. Tra virgolette non sarò solo, ragazzi, perché ho comprato dell'attrezzatura. Ho comprato un MF e un rilevatore di campi elettromagnetici Quanto costa MF su Amazon? che, come Davvero? vedete, non ha altri tasti, quindi non posso fingere che funzioni, ma se lo avvicino ad una fonte di energia, fa così, vedete? Fa così perché lì ci sono dei cavi. Vediamo se lo fa anche qua. Ecco qua, non lo fa. Lo fa qui, però vedete? Lo fa qua, come potete vedere. E non lo fa da nessun'altra parte. Quindi. Ce l'ha pure Omi, è una cagata. Sì, lo so, ragazzi, grazie. Cioè, si vede già dai materiali che è una Il cagata. rilevatore di campi magnetici sarà molto importante per vedere se realmente c'è qualcosa oppure no. Ovviamente. Come l'altra volta, come mi ha insegnato il Pit, staccherò la luce. Come mi ha insegnato il Pit. Teniamo a mente queste parole. Un altro acquisto che ho fatto è questa telecamerina che ho trovato su Amazon che ha incorporato il No. sensore infrarosso. Ma poi che Sì, telecamera quindi è? ovvero Ah, per modalità infrarosso. notturna. Quindi durante questo Ho capito, ma raga, ma è la telecamera del video 2. avrete una doppia ripresa, modalità notturna con questa che è quella che utilizzeremo un po' di più e ovviamente il telefono con il quale sto registrando. Ho deciso anche di portare con me un semplice walkie-talkie con il quale proverò in qualche stazione a ricevere dei segnali e poi ho la mia torcia che era presente anche nell'altro video. Bene, amici miei, è mezzanotte e 40, quindi è notte fonda. Vi ricordo che le luci che io ho, Quella del corridoio, quella che si trova lì sotto e questa. Comunque sta usando le tecniche del Pit, cioè caricare l'hype all'infinito con dettagli abbastanza sorvolabili, inutili, per poi, secondo me,
fare niente, cioè c'era, ovviamente non c'era nulla. Qua, ma soprattutto quella laggiù, sono delle luci che io non posso toccare o modificare, perché sono... Poi 12 presenze sono tante, ragazzi. Le luci a pile, che vanno soltanto a sensore. Ammetto che onestamente mi sto cagando un po' sotto, però non riuscivo ad aspettare fino a fine gennaio, quindi andiamo a staccare la luce. Sì, però cazzo, se prendiamo prima la torcella. Tra l'altro fuori sta anche piovendo, quindi bene. Vado da... Ok, influisce su, non lo so, vabbè, forse il mood. Accendere la candela, che sarà la mia unica fonte di luce per il video. Ma non ha detto che c'ha la torcia. E l'andrò a posizionare proprio sul pavimento. È giunto il momento di andare a staccare. Poi la spegne. La corrente. Ah, ok. Eh no, però, eh. Cosa? Forse sto facendo la cazzata più grossa della mia vita, ragazzi. Ok, ragazzi. Sto facendo la più grossa della mia vita. La vita grossa, lui. Ok. Ammetto che è dannatamente inquietante avere casa spenta. Bene, ragazzi. Vabbè, ho capito, ma... Ok. Sì. È giunto il momento di capire se realmente ci possa essere qualcosa oppure... Mario! Grazie, vabbè, cosa ringrazio anch'io. Basta ringraziare. Mi sono accorto solo in montaggio di questo. Da bravo youtuber, raga, e niente, ho messo praticamente questa fotocamera, che bella, è una telecamera di infrarossi, che si vede bellissimo, di farmi sentire meno solo. Ma scusa, ma a cosa è servita la telecamera infrarossi se lo sta riprendendo una telecamera, tra l'altro, meglio di questa? Niente, raga, eccomi qua. Prevede fantasmi? A dire qualcosa e a fare qualcosa, perché in realtà sono un po' in modalità ansia. Ho lasciato la radiolina perché magari riesco a collegarmi su qualcosa che in realtà non riesco a vedere. Ma si vede ma tanto meglio così. Qualora ci fosse qualcuno o qualcosa, sono... Cioè qui non si vede un cazzo, è tutto bianco, piatto, proprio non si vedono nemmeno i lineamenti. Con il massimo rispetto vi chiedo, se siete qui con me... Ma anche l'audio è meglio qui. Datemi un segno. La pelle d'oca, raga, mi sto cagando sotto. C'è questo di... Facciate i vicini che passano, rientrano. Magari bene buio così anche alle 9, 9 e mezzo, ormai rientrano a casa, vedono uno che si è dalla finestra, uno che si è girato con questa telecamera così, oddio, paura bimbi, paura è devastante. C'è niente, c'è da solo. Ma la pelle d'oca, raga, mi sto... Nella Deca House. Se c'è qualcuno qui con me... Oddio santo, raga. Oddio, raga. Oddio, raga. Oddio. Che cosa c'è? Un botto allucinante. Oddio. Ma poi... Ma che botto sarà cascato? Non sentite nulla. Ho acceso le NF. No, non è una parodia, raga. Potete passare dal corridoio come l'altra volta? Ah, proprio... Io lo chiedo. Potete passare di nuovo sulle luci come l'altra volta? Se c'è qualcuno in questa casa, in questo momento... Io sono Leonardo, sono vostro amico. Potete battere un colpo? Bellissimo. È stupendo questo video, raga. È incredibile. Faccio un giro e arrivo nel bagno. Da dove vi piace passare, va bene? Gli garba proprio il bagno. Gli afrori, proprio. Ma poi non sta succedendo niente, capito? Sono il vostro amico. Sono vostro amico, spero di non disturbarvi e vengo con il massimo rispetto. Eccoci qua. Potete accendere una luce? Come nel corridoio, come l'altra volta, per favore? Fissato con questa Io sono cosa. Qua.
Sono qua nel corridoio. Oddio, raga. Oddio. Oddio, raga. Oddio. Oddio, raga, al 3. Non sono tutti due, ragazzi. Aspettiamo. Raga, questo effetto sonoro lo usavamo sempre nei vecchi video. Non so se lo vediate, ma è al 3. No, è al 3, sì, è al 3. Adesso, in questo momento, è al 3. No, vabbè. Ecco, si è rifermato. Grazie, Franco. Grazie, raga, tornato di sperma. Mi grazie, Mactorio. Madre, era al 3, raga. Alan. Era il Gabriel, matita gialla, io buono, break, Ale, Crisp e Anna. Raga. Raga. La luce di servizio, quella. Raga, si è accesa di nuovo la luce. Sì. Sì. Potete battere un colpo se siete qui con me. Allora, io un giorno, ragazzi, sono convinto che prima o poi succederà una cosa. Il Pete, De Carli, eccetera, mentre fanno questa roba, a un certo punto si vedono volare i mobili in casa e tipo succede veramente qualcosa di grosso a livello paranormale e lì veramente si cacano sotto come pazzi e scappano dai carabinieri alla velocità della luce. Secondo me andrà così. Un giorno succederà questo. A qualcuno succederà. A un certo punto sono lì che sono... Vabbè, la regista sta cazzata, dai. C'è qualcuno? C'è qualcuno? A un certo punto quel cazzo di albero di Natale esplode in mille pezzi, dopo le palline iniziano a volare e compare un drago da sottoterra che ingoia la terra, Dio mio. E loro fanno... effettivamente è successo qualcosa. Io li vedo schizzare fuori dalle case. Bellissimo, si spacca tutto, bello, bello. Come la fattoria, quando c'era il reality la fattoria, ho sempre desiderato che Giucas Casella prendesse un cazzo di forcone e uccidesse tutti e desse fuoco a qualsiasi cosa. Cristo Dio, non è mai successo, però la speranza è l'ultima a morire. Grazie a Reverse Devil, a Trevon Gun per l'abbonamento. Che scherzando, con massimo rispetto, però... Se c'è qualcuno qui con me, potete battere un colpo? Sono qui con il massimo rispetto. Ma che cazzo è? Ma non è che sei in chiesa! Maremma puttana! Col massimo rispetto, ma che cazzo è? Cioè... Ah, scureggia, fai palese sua, peraltro. Dio, madonna di Dio, raga. Cazzo, ecco, anche qui avrei esagerato. Io avrei sbavato molto. Tipo la parodia di Scary Movie, mi pare. C'era la parodia di Blair Witch Blair Witch Project. Tipo, avrei tipo tutto, sai, il moccio così, tutto incastrato nella barba, bello, così. Io proprio, boh, bellissimo, io mi sarei cacato addosso, proprio cagato addosso nelle mutande e aveva filmato il culo e aveva fatto, vedete, vi giuro ragazzi, mi sono cagato addosso, guardate la merda. Sarebbe stato veramente divertente, però vabbè, pace. Potete muovere la candela, per favore? Sono Leonardo, se volete contattare con me, potete battere un colpo, accendere una... Bisogna esagerare in queste cose, ragazzi. Ecco, io una parodia la farei così, non potrei metterla su YouTube, la metterei da qualche altra parte, però farei una parodia esattamente così, cioè esageratissima. Potete accendere una luce? Col massimo rispetto, però, ragazzi, mi raccomando. Potete accendere una luce come l'altra volta? Ma perché è fissato? Cioè, camera. Ma poi come fanno ad accendere la luce con... Ah, vabbè, ci sono fantasmi, lo possono fare. Grazie Gianmarco, grazie Shopper. Tra l'altro mi pare di aver visto Kodomo prima. Grazie a Phoenix Chenzo per i 100 clip. Cosa? Cos'era sto rabbè? Non devo ancora insegnare. No. Cos'è successo? Basta, raga, non ce la faccio più. Sono suggestionato, ma non ce la faccio più, vi giuro.
Ah, grazie mille per avermi ascoltato. Attacco la luce perché... Eccoti, eccoti, ti ho visto dopo. Grazie niente. Nico, ciao tesoro, come stai? Ti abbraccio, grazie Gabri. Non è stato carino proprio per niente. Prossimo video. Accido, mi sono cagato sotto. Prossimo video col Pit, raga, così sto più sicuro. Non è stato carinissimo proprio per con niente. Loro sei sempre una ponte de ferro. Prossimo video, raga. Pensavo fosse finito tutto il video, ma mentre montavo il video... Su Dio, ho la tachicardia. Cioè, vi giuro su mia madre che non sto... Che non sto... Cioè... Dai, esagera, dai, pisciati addosso. Cioè... Ho preso un pezzo di ghiaccio e se l'hai messo su capezzoli, però fammi vedere la merda, non il piscio. So fai vedere cosa, che ti cagli addosso. La tachicardia, ragazzi. Ah, basta, non c'era nessun colpo di scena, vabbè. Mio padre, eh?